Zona Gol. Bentrovati con Zona Gol, chi ti parla è Luca Mastrorocco, qua di fronte l'unica persona felice dopo il weekend è Claudio Zuliani. Juve, storia di un grande amore. L'ho imparata anche io perché ci state massacrando. Ieri nella abbraccia Pirlo. Ieri era solo una canzone. Vidal che mi segue, Marchisio. Agnelli che vuole gli scudi. Lo spazio Juve è dopo. Adesso abbiamo già in linea, abbiamo già in linea qualcuno che ci porta notizie freschissime. Ah, il guru! Il guru, Cristiano Ruiu. Buatenga a tutti, buatenga a tutti. Devo fare subito i complimenti al regista. Sì. Non so come si chiami, se me lo dite. Gigi. Un favore. Gigi. Perché Gigi, bravissimo Gigi, che la canzone che ha introdotto questo spazio, ha introdotto la trasmissione, è Just My Imagination, che è una delle mie preferite, prima di Barcellona-Milan, e direi che è l'ideale, perché possiamo vincere solo nella nostra immaginazione, no? Sto scherzando. Poeta oggi, attenzione. Così. Allora, caro guru, da dove iniziamo? No, iniziamo dal campionato prima di andare sul Barcellona, o preferisci andare già sul Barcellona? Ma andiamo dove vuoi, sono di ottimo umore stamattina, sei pregato di non guastarmelo. Molto bene, allora, Antonini non gioca, infatti è partito titolare. Antonini ha preso una botta al ginocchio, ha stretto i denti, alla mattina si è svegliato e ha detto Allegri che era disponibile per giocare, Allegri l'ha messo in campo, ha fatto un'ottima partita, siamo tutti molto contenti. Ha fatto un'ottima partita benissimo, Antonini. Benissimo. Vale tutto, ok. Poi la Lazio non gioca con quattro attaccanti e gioca con quattro attaccanti. Io ho detto, allora, ridete sguaiatamente in maniera volgare. No, io non sono volgare, detto, come sai. Non credo che la Lazio giochi in questo modo conoscendo Eddie Direia. E poi ho anche ripetuto, spero che la Lazio giochi in questo modo. Ma tu non ti fidi di noi, te l'abbiamo detto che giocava così. No, ma non è che l'avete detto voi, sono scritto su tutti i giornali e la Lazio per... Eri l'unico che non voleva accettare quest'idea che la Lazio giocasse così. Ti confermo che Eddie Direia mi sembra strano che giochi in quel modo. Infatti non ha giocato da Eddie Direia. Ti dico di più, la Lazio se avesse giocato alla Reia sul 2-0 si sarebbe chiusa a doppia mandata ma la Lazio se avesse giocato alla Reia non sarebbe andata avanti 2-0, caro Cristiano, come anche l'anno scorso insegna. Anche questo è vero, però devo anche dire che il Milan nei primi 20 minuti lo ha confermato Allegri nella conferenza stampa che è terminata circa un quarto d'ora fa, nei primi 20 minuti il Milan era irriconoscibile e ha detto Allegri giocando in quel modo, come Milan gioca nei primi 20, avrebbe beccato da qualsiasi squadra, diciamo, dal Barcellona a una squadra di Serie B. I primi 20 minuti, insomma, un bel Nesta, oltre a bel Antonini, insomma, Nesta abbastanza... Antonini, se tu mi spieghi cosa ha sbagliato... Non entriamo sul tema Antonini, che non è quello più Milan caldo. Il Milan ha giocato male, era lungo, molto lungo, troppo lungo. Purtroppo l'errore iniziale, tutti i problemi sono nati dall'assenza di Van Bommel. Io sono un po' preoccupato perché è un giocatore che qualche partita per squalifica e per infortunio la salta e credo sia imprescindibile per questo Milan, cioè questo Milan senza Van Bommel ha dei problemi enormi. Hai preso Nocerino, scusa, perché Garat è un altro ruolo, vabbè, si adatta, è un altro ruolo, hai preso anche Sharawi, ma è un altro ruolo, beh, insomma, Nocerino è più Van Bommel di Sharawi, no, un altro ruolo, proprio un altro ruolo. Van Bommel non è un altro ruolo, amore mio, ruolo. Perché io Nocerino lo conosco da bimbo e ha fatto anche il mediano e molto bene, è proprio quindi... un altro ruolo, perché Nocerino è il vice Gattuso. Van Bommel è un giocatore insostituibile perché è l'unico giocatore. Nocerino nella sua carriera ha fatto il mediano, il trequartista a Piacenza e la mezzala, quindi può fare tutti e tre. Tutti male. Punto fuori. Sì. Però va bene. Van Bommel si pone davanti alla difesa, si mette davanti alla difesa e fa da frangipani. Un ruolo che nel Milan può fare solo lui. Ha provato a farlo Ambrosini, che l'anno scorso ha ricordato Allegri, ha fatto bene in alcune partite. Ambrosini però mi spiace, l'altra sera non ci ha capito nulla, perché doveva stare davanti alla difesa a protezione e invece si infilava in qualsiasi pallone verticale, si buttava sempre, si buttava lui, si buttava Gattuso, Aquilani stava più avanti e il centrocampo del Milan, oltre che allungare la squadra, era assolutamente scopertissimo. Non a caso la difesa ha fatto brutte figure. Ecco, se la difesa è composta da due giocatori in forma, possono anche rinunciare alla copertura del centrocampo. Se Nesta in quelle condizioni non può rinunciare alla copertura del centrocampo. Ma siccome purtroppo Sandrone nostro ha i suoi anni ed è sempre più facile che attraverso i fiori del genere, bisogna dargli protezione.
Va bene, allora per non rovinarti per la giornata, avevamo, no, io Mastro Rocco, ne avevamo segnate altre tre, ma non te le ricordiamo. Apri il cielo. Vabbè, possiamo solo ricordare il pronostico, perché lui è un grande dei pronostici. Vinciamo risicati. Io ho anche detto, ci guarda, se sei onesto intellettualmente, tant'è che mi avevate preso in giro, ho detto una vittoria risicata tendente al pareggio. È vero. No, per una volta. Ma in che senso ridendo tendente al pareggio? Hai capito in che senso? Alla fine potevamo vincerla. Se le disattenzioni gravi invece che due fossero stata una, avremmo vinto 2-1. Però è comunque, sarebbe stata comunque una vittoria molto troppo sofferta. Sì. Sapevo che non avevamo la gamba e la testa e magari non meritata alla fine del pari giusto. No, e magari non meritata, e magari non meritata, hai detto bene, magari non meritata. La buona, quindi il pronostico la buona... com'era? Azzeccato o bravo, sbagliato? Bravo, sei meglio della, sei meglio della maga Seredova. Stefanova, non la Seredova. Ah, è sì, una no, di altre cose. No, ridevi, no, mi guardavi. Ma no, buono, vabbè, la Seredova è una maga su altre cose. La Seredova è una gran donna, gran madre di famiglia. Senti un po', Mi fanno chiudere in una settimana. Sono andato avanti voi due. In attacco, no, la riprendo in mano io. No, scusa, stiamo sull'attualità. Perché questo ragazzo qua mi esce dalla conferenza stampa pre-Champions. Ci saranno delle bombe. Ma era l'attualità, perché dicevo che Robinho è stato al Barça. Sì, sì, assolutamente. L'ho chiesto proprio io a Allegri, perché sapete che ho sempre molto a cuore le vicende che riguardano Robin Hood. Purtroppo ho ancora questo edema osseo e devo dire che questo infortunio di Robinho, mi spiace dirlo, mette un po' in croce i vetri. No, grazie, sono obbligato a farmeli lavare, no? Ok, perfetto. Si lava vetri qua veramente, poi l'insistenza, non capisco. No, ascolta Cristiano, ma il problema è diverso, è che tu non devi più guidare, cioè tu ti devi fare accompagnare, devi scegliere un accompagnatore, non puoi circolare. Perché? Ma perché una volta c'è il cane, l'altro discuti a 70 all'ora in tangenziale. No, i vetri no. Poi quello che ti lava i vetri. Allora, non toccare la macchina perché se li ha sporchi. Vuoi dirmi che a voi non è mai capitato di avere un battibecco con un lavavetri che a tutti i costi ti vuole, vuole mettere il suo strumento sul vetro? Non ti è mai capitato? No, se me li voglio far lavare mi fermo di due soldi, no. Tra quelli che ci ascoltano, a chi non è mai... Va bene, adesso faremo un sondaggio, non so quanto possa io interessare. Io invito la gente a scrivere quante volte gli capita in una giornata, se girano per Milano, non è che non ti capita, non è quello il problema, è che tu devi sempre discutere. Cioè, te lo fai lavare, glielo paghi o non te lo fai lavare. In due settimane già discusso, Non ti è mai capitato di dire no grazie e lei o lui te lo mette lo stesso sul vetro? Non ti è mai capitata una roba del genere? Sì. Stavano dicendo di Robinho, torniamo a Robinho, che tanto non te l'hanno pulito il vetro, quindi... No, Robinho. Ho dovuto però suonare il clacson per non farglielo... Claxonato. Robinho, dicevo, no, quindi questo infortunio, che naturalmente non è prevedibile, non è preventivabile, che però toglie delle alternative da Allegri, perché Robinho è l'unico che può fare sia il trequartista al posto di Boateng, sia la punta, e non vi nascondo, so per certo che Allegri avrebbe voluto andare a Barcellona molto spregiudicato e giocare con Robinho, Pato e Ibra. Questa era l'idea di Allegri iniziale. Era una buona idea secondo te? Giudicate voi. Secondo me? No, spero. Secondo me sì. Ah, pure. Perché la mentalità con la quale Allegri vuole andare a Barcellona, l'ha spiegato in conferenza, è quella per cui Milano ha niente da perdere. Lui ha detto: faccio male che vada, perdiamo. E non è condizionato. No, non è condizionato il passaggio Dipende del turno. Come. Esatto, sicuramente, tanto vale andarsela a giocare, quindi lo spirito del Milan sarà quello di provare ad andare non dico ad aggredire il Barcellona, ma a giocarsela alla pari. Non a caso a fine conferenza è stato chiesto ad Allegri, Mourinho aveva detto tempo fa che il modo per battere il Barça è quello di aspettarlo e ripartire il contropiede. Allegri ha ribattuto dicendo sì, però lui quando ci ha giocato l'ultima volta, e si riferiva alla Supercoppa, ha provato a giocarci a viso aperto e in casa ha pareggiato, poi al Camp Nou ha perso. Quindi lo stesso Mourinho, credo che anche nella finale di Coppa del Re,
abbottonato senza rinunciare alle velleità offensive. Beh, no, altrimenti col Barcellona finale di Coppa del Re, io la ricordo bene, il Real Madrid non è che giocò proprio all'attacco, ma il Real Madrid con Mourinho non gioca mai proprio all'attacco, no, però secondo me se fai una tattica per andare a Barcellona al Camp Nou per, anche per cercare di aggredirli, non lo so, io non so se è una straordinaria però parlavo anche con dei giocatori del Milan e dicevano che loro avevano preparato, stanno preparando questa partita di Barcellona con l'idea di andare a pressare alto il Barça, perché l'unico modo per entrare è quello di recuperare palla alti e lanciare Pato in velocità negli spazi, sfruttando la lentezza dei loro difensori. Tu atleticamente che quelli del Milan stiano così bene da poter fare 90 minuti in quella maniera al campionato? Il problema è proprio quello lì, che Milan non può farlo fisicamente in questo momento. E Allegri lo sa benissimo, infatti è abbastanza preoccupato. Però quello che dice lui è: ragazzi, proviamoci, male che vada perdiamo. Questo è un po' lo spirito che secondo me avrebbe giocato Robinho. Per tornare a Robinho però bisogna... io sono molto obiettivo e molto onesto. Bisogna però dire che con Robinho che si fa male, Milan va a Barcellona con Ibra, Pato e solo Cassano in panchina. Beh, però non dovrebbe questo preoccuparti più di tanto, perché voglio dire, Ibrahimovic in Europa è noto per le sue grandi vittorie. Per dopo, veniamo su questo tema. Stavo facendo un'altra critica al Milan. Non portare Inzaghi in lista Champions è stato giusto, perché Inzaghi è ancora fermo per lo stiramento e non l'avresti avuto. Tu non hai voluto a Mauri, se avessi avuto Mauri non l'avresti avuto a Barcellona. Io quello che dicevo però era che bisogna mettere in lista il Sharawi. Secondo me è un'alternativa in più in attacco, almeno da convocare al Barcellona. Ho capito Luca, non succede niente. Si fa male uno dei due attaccanti, metti Cassano, ma non scusa, hai più alternative. Quanti ne devi mettere? 57, scusa, ne hai due che giocano e uno in panchina. Magari metti un centrocampista in più se ce l'hai, perché io non so se secondo me avere un'alternativa in più non sarebbe male. Sì, ma se la tua premessa, che io condivido perché lo dicevamo settimana scorsa, è tanto in questo tipo di girone, non è la trasferta a Barcellona la prima giornata, una gara infatti cambia la vita anche se la perdi. E quindi voglio dire, hai già messo in dici bene Claudio, però ti si ripresenta la sua situazione, che ne so, in casa col Bate Borisov per una serie di circostanze non riesci ad andare in vantaggio e bisogna di mettere qualche attaccante in più e non ce l'hai. Sì, però per una serie di circostanze se non vai in vantaggio col Bate Borisov se non vinci col Bate Borisov in casa perché ragazzi, non ti bastano Pato e Bracassano Allegri lo ha detto per non spaventare la squadra, dice nel calcio non c'è nulla di scontato, possiamo anche andare a Barcellona a vincere, esattamente come nel calcio non c'è nulla di scontato il Bate Borisov può venire a Milano a vincere. Sono proprio le stesse cose. O secondo me, dico io. Il Milan ha perso nel girone di Champions League in casa con lo Zurigo, Sì, era un Milan scellerato, messo in una maniera disgustosa dall'allenatore. Sicuro? Dall'allenatore. Da chi? Ah, non era un allenatore, dalla persona che era in panchina. Vado sulla polemica di Zurlan che riguarda Ibrahimovic. No, aspetta, però aspetta, fammela lanciare però, scusa. Ma l'hai già detta? No, non te l'ho detta, era solo l'antipasto quello, c'era la virgola. Mangiamo tutto. L'uomo vincitore di scudetti che tiene a sette squadre fin da bimbo. Dal 2001-2002 ad oggi in Champions ha fatto terzo nel girone di qualificazione, quarti di finale, quarto nel girone, quarti di finale, quarti di finale, ottavi di finale, ottavi di finale, ottavi di finale, la semifinale giocata con il Barcellona e poi di nuovo ottavi. Bene. Il problema di Ibrahimovic, visto che hai snocciolato questi numeri, non dovrebbe essere difficile per te andare a recuperare. Infatti, non dovrebbe essere difficile per te andare a recuperare le marcature di Zlatan Ibrahimovic in Champions League. Sì. Andrei sono a 24 che lui... su 82 presenze. E lui... No, ma non quel dato, è troppo facile, caro mio Zurlan. Devi andare a evidenziare i gol segnati da Zlatan nei gironi eliminatori e quelli nell'eliminazione diretta. Ti accorgerai che la differenza è lampante. Lampante. Che nell'eliminazione diretta non li fa mai. Non li fa bravo. Mai. Bravo. Questo che cosa che vuol quando dire? Quando ti serve. Questo, ok, non c'è dubbio su questo, però come io sostengo da tempo, il problema di Ibrahimovic, che non mi sembra esattamente uno con carenza di personalità o paura del prossimo, è un problema psicofisico. Lui arriva a febbraio-marzo sempre in down, sempre, e gioca male e segna poco in Champions League ma anche in campionato. In campionato l'anno scorso Ibra, sai quando ha fatto l'ultimo gol? Il 31 gennaio, da gennaio a maggio non ha mai segnato, mai. Pur giocando, perché ha saltato sei partite, le altre le ha fatte.
Quindi è un problema di periodo. È chiaro, tu dici la Champions League entra in fase clou in quel periodo e ti manca in quel periodo Ibra. D'accordo con te, ma lui facciamo nei gironi qualcosa, sì. Infatti il Milan dovrebbe aver programmato una preparazione di questo tipo, bravo. Ma nei gironi eliminatori, e se non sbaglio adesso siamo a settembre, siamo nei gironi eliminatori, lui ha sempre segnato a cannone. Esatto, è per quello che il Milan, che ha delle persone sagge dal punto di vista anche dirigenziale, ha previsto Ibrahimovic scatenato fino a Natale per quanto riguarda anche la Champions, e poi da gennaio l'acquisto di Amauri. Stavano dicendo dai Cristiano, su, si scherza. Guarda, mi sarebbe piaciuto dirti, perché è quello che penso, che ieri ero veramente felice dell'esordio della Juventus nel nuovo stadio, perché ha festeggiato l'ingresso ufficiale nel suo stadio con una bella vittoria. Ero molto contento, e non ti nascondo, anzi lo rivelo pubblicamente, di aver mandato un messaggio a Andrea Pirlo ieri sera dopo la partita, complimentandomi. E di messaggi come il mio ne ha ricevuti tanti, praticamente da tutti i componenti della Rosaria. Stamattina ha incassato anche i complimenti di Allegri, che è stato, diciamo, uno dei motivi per cui Pirlo non è più al Milan, e del fatto che sarei felicissimo di poter lottare per il campionato con la Juve fino all'ultima giornata, come nei tempi in cui il calcio italiano era ai vertici del calcio mondiale. Senti, adesso che hai finito la Filippica, rispondi a me. A te fa una frase compiuta, solo grazie, come agli altri. No, vabbè, ma Andrea lo conosco da quando giocava per quello, so che è un altro rapporto che è sedimentato nel tempo. Giocatore. Io al momento sono al grazie, persona eccezionale. Giocatore, per me lui non è che sia di molte parole, però infatti, giocatore, persona eccezionale. Vabbè, senti, comunque Ibrahimovic, è inutile. È inutile che Ibrahimovic ci siamo intorno, perché quello diventa, noi lo diciamo sempre come battuta, ma se tu vuoi tornare a essere protagonista in Champions e poi nei mesi caldi ti manca l'uomo cardine della squadra, è un problema. Sì, è un problema. È un problema che il Milan ha evidenziato l'anno scorso, sul quale si è lavorato proprio anche a livello di pianificazione, di preparazione, anche a livello psicologico, perché lui esaurisce le energie fisiche ma anche psicologiche. Per lui ogni partita è una guerra, si carica la squadra sulle spalle e lui davvero va a casa se non vince o se pareggia anche, e per lui è un dramma. E tutto questo dispendio di energie. Infatti, tutto questo dispendio di energie anche a livello psicologico poi si paga. La sua carriera è così, la sua carriera è, te lo ricordi, alla Juve, all'Inter, è così. L'unico anno nel quale ha avuto un rendimento costante a livello di marcature è stato quello di Barcellona. Paradossalmente, che passa come grande fallimento, ma è vero. E lui ha avuto un rendimento costante, perché questo? Te lo sei chiesto perché? Sì. Perché è stata l'unica esperienza in cui non era la squadra ad appoggiarsi su di lui. Lui non era il trascinatore, non era il fulcro della squadra. Era un elemento. Era un elemento. E quindi non aveva né la pressione, e ha giocato anche meno partite, perché stava fuori a volte, partiva dalla panchina altre volte, veniva sostituito altre volte. Però a livello di marcature, anche perché forse probabilmente l'attaccante che gioca nel Barcellona, per l'attaccante che gioca nel Barcellona è anche molto facile fare gol, e lui è rimasto costante. Domani il partner di Ibrahimovic, secondo te, è sicuro che sia Pato? Sì, guarda, secondo me sì, ma lo ha confermato Allegri in conferenza stampa, ha detto ci abbiamo due ballottaggi, Ambrosino Cerino e Pato Cassano, con Pato nettamente favorito, poi ha anche spiegato perché, te l'ho spiegato prima, in velocità sicuramente può fare più male al Barcellona, deve giocare da Pato. Quindi non esattamente, quindi non esattamente come entrare. Questo mi spiace, perché lui ha sempre avuto questo problema di entrare in campo con la spina staccata quando parte dalla panchina. L'anno scorso invece due volte lo ha fatto molto bene, a Bari e a Verona col Chievo. Con la Lazio invece gli ho visto fare un bel recupero al limite dell'area del Milan appena entrato. Sì. È stata l'unica cosa buona che ha fatto, però. Una, poi dopo male. Nella... È entrato proprio con. È vero che la squadra non aveva gambe e era un po' seduta, però lui la palla l'ha avuta. Comunque, io dico, quel tiro lì che ha calciato in curva, puoi anche non fare gol dal limite dell'area. Ma magari non calciare in curva. Senti, dalla conferenza di Allegri pre-partenza, si può secondo te ipotizzare una formazione più o meno? Guarda, o aspettiamo domani? L'ha praticamente fatta lui per 10 undicesimi. Quindi? L'ha fatta lui. Abbiati, Abate, Thiago, Nesta, Zambrotta. Il dubbio, come dicevo prima, Ambro Nocerino a destra alla fine, come caratteristiche è più adatto a Nocerino, perché per giocare al posto di Gattuso, ma
difficile rinunciare a Ambrosini in una partita del genere, sperando che non si butti nello spazio che vede. Centrale Van Bommel, come dicevo, assolutamente irrinunciabile. Seedorf, che prepara ormai da un mese questa partita. Basta. Boateng, no, è vero, ma lo sì, dico, lo dico con... sembra sempre che ci sia una vena di polemica. No, che non lo dico con percepire. Piacere. Lui, quando aveva preparato per un mese la partita di Londra, White Hart Lane, ha tirato fuori una prestazione commovente. Bravissimo. E davanti, come dicevo, Ibra e Pato. Questa ne è la formazione Boateng dei campioni. Vabbè, ovvio. È ovvio. Cioè, la formazione mi sono permesso se... di dire Boateng. No, anche perché se non gioca con come ci saluta Ruiu il giorno dopo. L'ho detto all'inizio della trasmissione, Boateng a tutti. Sì, ma la riserva qual è? Cioè, nel senso, il giorno che non gioca Boateng cosa dici come saluto? Cosa usi? Nocerino. Beh, l'anno scorso, l'anno scorso avevo Schalke a tutti, però sta buono. Schalke a tutti. Bisogna cambiarlo quest'anno. Già possiamo partire con Palermo a tutti. Ha dato soddisfazione ieri. Il Palermo no, mangia ieri, comunque, allenatori. Qualcuno non sono riuscito a capire né da Inter Chievo, l'amichevole che avevano fatto a Monza, né da Palermo Inter, se lui gioca con la difesa 4-3. Secondo me, se avanti così, non l'ha capito nemmeno lui. Lì ci sono altri problemi. Ma 4-3. È una battuta. Diciamo che è un 3 tendente al 4. Non hai capito la battuta. Non l'hai capita. L'ho capita la battuta. Era brutta, era andata evidenziata. Volevo, hai capito? Io quando. Ma l'ha detta tre volte. Ma appunto, dalle soddisfazioni. Volevo lo passare conosco, oltre. Lo conosco, bisogna dare soddisfazione sulle battute. Però se volete parlarne un attimo, cioè, sì. Io pure che adesso stia cominciando il tiro al Gasperini. Mi sembra veramente. Guarda che è da Ferragosto che è iniziato il tiro al Gasperini. Appunto, appunto. Mi sembra veramente ingeneroso nei confronti di Gasperini. Ma davvero ingeneroso, perché è un allenatore che è stato preso come settima scelta, l'hanno preso sapendo che giocava in quel modo, perché a Genova ha sempre giocato in quel modo, arriva e gli dicono non giocare così, e allora cosa lo prendi a fare? Appena arrivato, buongiorno, probabilmente ti vendiamo Sneijder, e lui va bene, allora gioca in un altro modo, senza prevedere Sneijder, poi arriva a metà agosto, guarda che ti abbiamo venduto Eto'o, e lui va bene, adesso cosa faccio Sneijder? Lo devo fare, cioè, voglio dire, gli prendono il giocatore più veneziano della Serie A, lui sta provando a portare avanti le sue idee, ma non è facile. Sei d'accordo, però, e poi ne tratteremo con Filippo Tramontana, che probabilmente però l'idea di far giocare Zarate ieri non Sneijder forse non è stata proprio una genialata. Ok, d'accordo. Quella. Adesso questo, aggiungi... questa è la prima partita, si mette di buzzo buono, gli faccio fare un ruolo che è difficile fare per lui. E lui comincia a farlo, sbaglia tutto. Devo anche dire, a discolpa di Gasperini, non voglio fare il difensore di Gasperini, però è entrato Sneijder, ha fatto schifo. Certo. Non è che Sneijder al posto di Zarate ha giocato alla grande, anzi, sembrava svogliato. Sembrava. Probabilmente lo era svogliato. Forse cioè, lo era. Non è che... E quindi se l'ha tenuto fuori, forse certo. Un motivo c'era. Magari non da giustificare l'esclusione di Sneijder. Ripeto, ma Sneijder è il giocatore che fino a 10 giorni prima dell'inizio della stagione era convinto di andare via e nella testa aveva altro, sì. L'ho anche detto in un'intervista. Lo so, Cristiano, peccato è finito il tempo a nostra disposizione. No, volevo però solamente ricordarvi un dato, non voglio essere cattivo, ma l'ultima volta che l'Inter ha perso la gara d'esordio c'era anche in quel caso un allenatore juventino con i capelli bianchi. È vero. Noi ti salutiamo ricordandoti che Guardiola sta pensando di non far giocare Fabregas perché ha detto ci manca solo che lo faccio giocare, gli segna il gol e questi rimpianti li aumentano. Grazie Cri, alla prossima. Potrebbe farlo riposare. Ciao Cri. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Apriamo la finestra dedicata alla squadra che ci farà più discutere oggi per la felicità anche di Claudio Giuliani, che è l'Inter, che ieri sera, guarda, insomma, alle 20.45... Io ragionavo ieri sera, ho detto, da quant'è, fammi godere 5 minuti perché poi magari non ricapita più, ho detto, ma da quant'è che non sono primo in classifica? Anche per differenza reti, mentre invece l'Inter, abbiamo in linea Filippo Tramontana che sarà di pessimo umore, buongiorno! Ciao, buongiorno. Sì, di pessimo umore perché ho anche perso il fantacalcio. Beh, non avevamo dubbi con quella cerca squadra. Cerca subito di sviare con il fantacalcio, il problema Giovinco. Eccolo lì. Il problema Giovinco, te l'ho detto, che Giuliani vince rubando. Quindi, no, intanto io ho perso anche il fantacalcio, Giovinco neanche l'ho schierato, quindi guarda, non c'è problema. L'ho lasciato bello in panca a farsi i suoi calci di rigore. Allora hai fatto bene. E a privarci dell'unico difensore titolare che abbiamo per la trasferta di Siena, che tra l'altro è suo amico. Quindi ha fatto un po' il vigliaccone, capito?
vabbè, capita. Poi magari parleremo dopo nello spazio. Parleremo dopo di Giovinco. Sull'intelligenza tattica di Paolino, che voglio dire, al 90esimo 4-0 fa un rigore, si becca un rosso. Sì, poteva lasciarlo andare. Lascialo segnare. Caro il mio Tramontella, datemi una mano, scusate, perché sì, ne ho bisogno. Quanto ha preso Mauri venerdì in pagella? Gioia, devo recuperarti un giornale di sabato. Però no, a memoria mi ricordo che era una roba tipo migliore in campo Lazio Mauri. Ah, veramente? Sì. È un disastro, veramente un cioè, disastro. Il titolo delle pagelle che mi ricordo io era Lazio veramente migliore in campo Mauri. Sì. Non condivisibile, però. Vabbè, può essere condivisibile, un altro discorso. Senti, allora, il post Batosta prevede il seguente menù. Da dove iniziamo? No, il menù è il sondaggio del giorno che fanno tutti. Sì. Poi dopo entriamo nelle pieghe. Arriva le castagne. No, perché fino alla settimana fa tu sai benissimo che era mangerà il panettone Gasperini, è diventato mangerà il pan dei morti Gasperini. Sì, l'ho sentita già. Che te devo di questo? Dipende da lui, cioè non è che dipende da altri, dipende da lui, dipende se riesce a fare funzionare questa squadra, dipende se le sue convinzioni possono essere anche un po' cambiate o comunque adattate alla squadra, perché io capisco il duro lavoro su una squadra, sulla propria idea, perché è giusto che sia così, però non bisogna neanche arrivare alla testardaggine che arriva all'autolesionismo, perché a quel punto si fa il male proprio e della squadra. Quindi siamo ancora in tempo, è solo la prima giornata di campionato, ci sono delle avvisaglie abbastanza abbastanza evidenti del fatto che in questo momento questa squadra questo tipo di gioco non lo possa sopportare, e quindi mi pare anche il caso di pensare, ma non per sempre, ma di pensare anche a fare un passo indietro e cercare di capire come può funzionare meglio la squadra. Non è detto che questo tipo di schema non possa ritornare in futuro, adesso però bisogna ingranare, perché sai, poi quando cominci a prendere tanti gol, quando cominci a non vincere e a perdere le partite, poi subentra la sfiducia e quindi subentra anche il pessimismo, sia da parte dei tifosi ma soprattutto da parte dei giocatori. Però ti faccio subito la prima piccola objection. Sì, cioè, vai. Cioè, Gasperini, sì, chi lo conosce lo sa, ma voglio dire, nel mondo del calcio non è che ha allenato il Genoa, non è che allenava il Pongi Bonsi, no? Con tutto rispetto, quindi uno che prende Gasperini deve conoscere. Che cosa fa? Cioè, si sa che fa tanti gol e ne prende anche una caterva per come gioca lui, cioè, non è una novità. Sì, però poi le partite devi vincere. Se tu mi dici vinco il campionato vincendo tutte le partite 4-3, mi va bene, ma se non vinco il campionato se le perdo tutte 4-3. No, la quindi, domanda che ti rivolgevo io era perché. Cioè, prendi un allenatore, cioè, sapendo che il modulo, il sistema, l'ideologia che lui propone è diversa da quelle che sono le tue corde o quello che vorresti tu? Ma allora, il discorso è che loro con Gasperini ci hanno parlato, e Gasperini è piaciuto. Un allenatore che si ritiene allenatore di livello deve anche sapersi adattare, cioè non è che solo la squadra deve sapersi adattare all'allenatore. Gli allenatori bravi sono quelli che capiscono come far giocare la squadra rispetto ai giocatori che ha a disposizione. Quindi se Gasperini si accorge che questa squadra, cioè adesso voglio dire ragazzi, ma Zanetti è un fenomeno assoluto, però deve scoprire a 38 anni di poter fare il difensore centrale. Poi Schneider è il miglior trequartista al mondo, o se non è il migliore è uno dei migliori. Giù di lì. Ecco. Ma perché cavolo deve giocare in panchina? Adesso Zarate li tirano. Deve giocare in panchina, non è male. È rincoglionimento di ieri sera. È un attacco che fai a Schneider che giocava con i videogiochi in panchina. Ma no, ma anche lui. Adesso anche il povero Zarate. Adesso tutti crocifiggono Zarate, Zarate. Ma Porino, ma avete visto che ruolo faceva ieri Zarate? Scusa, però non per tornare a bomba. Caro il mio figlio, il terzino destro, Forlan. Ma cosa ti ho detto io quando tu mi hai detto ma perché devono prendergli Palacio? Ti ricordi che discutevamo su questo? E io ti dicevo perché Zarate non c'entra niente, lui vuole Palacio. Perché con questo gioco Zarate non c'entra niente. Guarda, io ho visto anche un po' ieri il Genoa, eccetera, eccetera, non mi pare che Palacio facesse il terzino destro. Palacio è una punta e fa la punta. Sì, ma Palacio con Gasperini può fare l'esterno e lo può fare molto bene, Zarate no. Allora, io te l'ho spiegato perché hanno preso Zarate e perché non ha preso Palacio, perché è una questione economica. Ok, ok, però adesso stiamo parlando del campo e di quello che ha bisogno l'allenatore, che è diverso. Detto questo, una grande società, nel momento in cui ha tot budget a disposizione, cerca di fare il meglio con il budget a disposizione. 10 milioni per Palacio non c'erano,
punto e un allenatore deve a quel punto, hanno provato a prenderglielo, ok, non si può prendere, va benissimo, è arrivato un altro grande giocatore giovane su cui si può lavorare, però sono la manna per i giocatori, ma però diventano un po' troppo, scusa, all'ultimo giorno di mercato diventano un po' troppe le variabili a cui lui deve accondiscendere, scusa, allora deve cambiare il modo di giocare per Schneider che non è previsto, deve cambiare il modo di giocare per Zárate che non è previsto, deve cambiare il modo di giocare per Catrai non è previsto, scusa Claudio, perdonami, non mi si può venire a dire che Schneider per un allenatore in una grande squadra è un problema perché non sa dove metterlo, perché a quel punto diventa un problema dell'allenatore. Io reputo che Schneider sia veramente l'unica cosa in cui oggettivamente forse sbaglia Gasperini di non adattare il modulo al fuori classe che ha, su tutto il resto forse qualche colpa. Sì, ma il problema che ti dico io è che Schneider non è una cosa, qui ce ne sono almeno sette a cui lui dovrebbe cambiare. Però non dovrebbe rappresentare, può rappresentare un problema Zárate che non era magari uno a lui gradito, ma Schneider che rimane non può rappresentare un problema. Scusatemi, Schneider, ragazzi, però deve giocare. Sta facendo un errore clamoroso, eh. Nessuno ha detto a Gasperini quando lui è arrivato non giocare col 3-4-3. Loro gli hanno detto, o comunque Gasperini è arrivato dicendo io faccio questo tipo di gioco. Benissimo, i difensori per farlo ce li ha, perché ha l'imbarazzo della scelta tra Ranocchia, Lucio, Samuel, Kivu, adesso fa giocare Zanetti, può fare quello che vuole nella difesa 3. Il problema è che la società gli dice va benissimo Gasperini, faccia pure il sistema di gioco che vuole. Ovviamente questo sistema di gioco deve funzionare, perché se perdiamo le partite, prendiamo 4 gol a partita e ovviamente non si può più andare avanti. Quindi il discorso qual è? Non è che hanno imposto a Gasperini di fare un altro tipo di gioco, gli hanno detto va bene, faccia quello che vuole, però deve funzionare, se no che cosa vuol dire? Se no che discorso è? Se no l'allenatore cosa viene a fare all'Inter? A perdere? Concordo, no, però penso. Tu conosci molto bene Moratti e nell'intervista di settimana scorsa in cui lui dichiarava ha molta voglia di provare il 3-4-3, però si può sempre cambiare, praticamente ha detto glielo facciamo provare ma non ci sto credendo per niente, non è un grande messaggio che dai sia alla squadra che all'allenatore. Cioè, Ho capito però ragazzi, scusatemi, l'Inter non è il Genoa, l'Inter non è l'Udinese, l'Inter non è il Parma, con tutto il rispetto per queste squadre. Con tutto il rispetto. L'Inter non si può, beh, è così. Certo. L'Inter non si può permettere, come è successo l'anno scorso, per altri motivi, di perdere 3-4 mesi di campionato, perché se perdi 3-4 mesi di campionato, il campionato non lo vinci più e non recuperi più, perché ci sono squadre davanti che poi fanno il vuoto, Milan in primis. Quindi non ci si può permettere di perdere così tanto terreno dalla prima in classifica o dal Milan in questo caso, perché il Milan è la squadra in questo momento favorita per il campionato. Quindi non ci si può permettere di fare questo. E la preoccupazione della società e di tutti i tifosi, perché vi assicuro che anche i tifosi hanno lo stesso tipo di pensiero, è quella che questo tipo di schema non vada bene per la squadra. Ma non è una preoccupazione data dal nulla, dai dubbi è una preoccupazione condivisibile, Filippo, però dai risultati, perché nei risultati di precampionato e in questo inizio di campionato, quando tutti i giocatori erano a disposizione, non sono stati buoni e i gol subiti sono tantissimi. Sì, tra l'altro, scusa, la cosa abbastanza, guarda, me lo ricordavano prima che venissi in onda dei miei adepti da casa, perché l'avevo dimenticata sta cosa su cui avevamo discusso quest'estate. Al Trofeo Team, quando avete giocato contro di noi, lui aveva preso in 20 minuti tipo gli stessi tipi di contropiede con vuoti assoluti che sono visti ieri. Ora al Trofeo Team uno dice vabbè, estate, bravissimo, e sono le prove, però se dopo un mese e mezzo di lavoro non ci sono progressi, esatto, allora quello inizia a diventare preoccupante. È quello che dico io. Tu hai avuto 2 mesi per lavorare su questo tipo di schema. All'inizio ci potevano essere problemi dei giocatori che mancavano, dei nazionali che non sono tornati, del fatto che hai giocato con i ragazzini, e sono tutte cose che vanno bene e sono tutte giustificazioni che si possono dare, sono plausibili. Adesso però il tempo degli esperimenti e degli scherzi è finito, perché adesso siamo al campionato. L'Inter ha perso già una Supercoppa a Pechino sottovalutandola, perché non ha richiamato i sudamericani, cosa che Milan ha fatto, e ha perso una Supercoppa che poteva vincere ma che alla fine ha perso subendo 2 gol. Nel Trofeo Team, quella partita con la Juve, io me la ricordo molto bene, al di là dell'1-1 finale, ogni calcio d'angolo a favore nostro si trasformava in occasioni gol clamorose per la Juventus, perché c'era la palla respinta dall'area di rigore, contropiede, 5 della Juve e 3 dell'Inter, che dovevano rinculare verso l'area di rigore, ma non una volta, almeno 4-5 volte. E poi, vabbè, quelli della Juve hanno sbagliato, a cavoli loro, però così andava. Anche ieri il Palermo ha sbagliato parecchio, nel senso che la cosa che mi sorprendeva di più era il vedere l'Inter completamente spezzata in 2 tronconi e che prendeva, imbarcava contropiede senza che comunque si prendesse la minima contromisura, nel senso che era nell'aria, cioè la percepivi. Che non è quello, che quello degli interisti non è un partito preso
o un per forza andare contro, è una preoccupazione condivisibile. Però Gasp dice che la difesa non c'entra, lui dice, anche ieri ha detto, non è questione di numeri, di moduli, lui dice non sono stati concentrati, cioè lui dice in sostanza che avete preso dei gol perché i fenomeni non erano concentrati. Non è questione di modulo e sistema. Oddio, a vedere i gol effettivamente, sa, qualche piccola mancanza di concentrazione dal portiere in su c'è. Perché, sì, no, per carità, però ieri non è questione. Allora, se tu avessi perso 3-2, per dire, no? Con una prima giocata benissima e con tre errori del portiere, un errore di Samuel o di Lucio, io ti avrei detto, cavolo, sì, sono distratti, non va bene così. Però siccome è tutta la squadra che ha sbandato, non si capiva bene che ruoli facessero, non si capiva bene come erano messi in campo, non si capiva bene perché i reparti non erano attaccati, non si capiva bene perché si prendevano dei contropiedi in cui noi eravamo in due e loro erano in quattro. E allora comincia, e siccome sono errori ripetuti da un paio di mesi, comincia a venire fuori un po' di preoccupazione, ma quello è normale. Certo, siamo alla prima di campionato e abbiamo preso altri 4 gol. Oltre allo schema, io ho una grande ammirazione per il vostro portiere, però io trovo che gli ultimi 2 gol, soprattutto il gol di Miccoli, ci sia degli errori abbastanza evidenti. Poi lui è molto bravo, mi piace molto perché si presenta sempre, ci mette la faccia e fa il mea culpa. Però sai, questo lo potremmo allargare, no? Vabbè, Buffon ha avuto quel grosso problema alla schiena, però Buffon, cioè tutti quelli che poi diventano il cosiddetto miglior portiere del mondo, Ghida, mi ricordo ai tempi. Poi però fanno delle cappelle clamorose ogni tanto. L'avete notato questa cosa? Sì, però portiere ci sta, soprattutto quando invecchia. Però beh, Dida è un discorso particolare, perché secondo me Dida, la normalità di Dida era quella. Cazzo. Certo. E poi no, era per dirti che quando c'hai l'anno e mezzo, 2, 3, 10, a seconda dei portieri, che è il miglior portiere del mondo, però sistematicamente ogni anno sono 1, 2, 3 partite in cui stanno delle cose. Bene da un però po', ragazzi, su Buffon mi sento di dire che Buffon, da quando ha esordito a 17 anni, quanti anni aveva, ha fatto 13 anni a essere il miglior portiere del mondo senza sbagliare praticamente mai. Quindi sai, no, certo, mi sembra un po' ingeneroso. Per dire, anche Buffon, dopo il problema della schiena, ha avuto delle partite in cui ha fatto degli errori. Quindi poi alla fine il ruolo del portiere è talmente delicato, visto che stiamo parlando di concentrazione, essendo l'ultimo uomo, che basta che sei distratto un nanosecondo e viene fuori la concentrazione. Ieri era stato un errore tecnico di Julio Cesar sul terzo gol. Vuol dire che stava pensando ad altro, perché scusa. Lui l'ha spiegato, ha detto che non vedeva Miccoli dietro la barriera, allora ha fatto un passo in più verso la sua sinistra, e quindi ha concesso a Miccoli un po' di per vedere Miccoli, ha concesso Miccoli un po' più di spazio, Miccoli l'ha messa dove lui non poteva arrivare perché ha fatto un passo in più a sinistra, quando poi allora lì è un errore di sistemazione di barriera, perché tu perché non vedi Miccoli? Perché è alto 1,54, allora in barriera metti quelli bassi. Vabbè, vedila come vuoi, però secondo me non è il problema principale. Ma era una battuta, vero? Ma sai, sono un po' sconfortato in sto periodo qua. E il problema è un altro, il problema è che comunque subire gol per un tifoso è sempre una pugnalata al cuore, se ne subisce ogni volta 3 o 4 comincia a sanguinare, quindi è pesante questa è la situazione dell'Inter, certo. Dopodiché tocca all'allenatore, poi io non capisco perché si devono offendere quando gli si fa notare che questo tipo di schema non funziona e ma non è la difesa 3, ma facciamoci anche un minimo di autocritica. Perché non si può fare? Cioè, perché un passo indietro non si può fare? Cosa succede? Cioè, io penso che l'obiettivo di un allenatore in una squadra, soprattutto una grande squadra, sia quello di vincere, portare la squadra a vittoria. Per quello poi i tifosi ti ricordano, non perché hai cambiato schema. E io mi ricordo Mourinho che ha iniziato con un 4-3-3 e con Quaresma e Mancini, dopo 5 partite, era primo in classifica, dopo 5 partite si è accorto che non si segnava, che Quaresma e Mancini lì erano inutili, ha cambiato tutto. Tu pensi che Gasperini, se le prossime 2 giornate vanno così, non riveda qualcosa? A me sembra palese che debba rivederlo, insomma. Dopo lo spettacolo di ieri, se lo ripeti altre 2 volte, insomma. Il problema è che secondo me fra 2-3 partite è già tardi, cioè, mi sembra che il campanello d'allarme... Sabato incontri la Roma, ti va già bene, quindi magari... Guardate che scusa, il Palermo di ieri ha prestato tantissimo, 15 minuti, ma non era una squadra. Poi guarda, dobbiamo uscire da questi equivoci di base, perché noi tutti
abbiamo presentato il Palermo per una settimana, sì, come una squadra sfasciata, sì, sì, l'allenatore che arriva dalla primavera, vai lì e fai i tifosi che non si sono abbonati, niente, e ha fatto la partita dell'anno, quindi... Sì, ha fatto la partita dell'anno, però se Filippo, so che è onesto, sosterrà che il Palermo ieri, anche il Palermo ha mostrato parecchi limiti in difesa, ha giocato i primi 20 minuti pressando come disperati per poi calare dal trentesimo, poi... Filippo, insomma, è equilibrato. Ecco, no, allora, una squadra ordinata, una squadra ordinata, ieri la partita la portava a casa senza problemi. Sono d'accordo. E una squadra, è lo stesso, ma guarda che comunque non è che sto parlando di questa Inter di oggi, perché quella di cui parlavamo con Leonardo in panchina contro lo Schalke 04 col Milan, faceva lo stesso tipo di errori con un altro tipo di schema, cioè non è che è cambiato molto, perché con lo Schalke 04 gli errori erano gli stessi, la difesa non era tre, quindi non è tanto quello il punto è che questi giocatori qua, se tu già facevano fatica l'anno scorso a trovare un'identità, se tu li cambi tutto e non reagiscono subito, forse ci conviene pensare che non va bene cambiare ancora tutto, se si vuole evitare di andare incontro a 4 mesi come quelli iniziali dell'anno scorso, che non auguriamo all'Inter. No, non fate gli spiritosi, per favore. Beh, ci avete dato una giornata di M. Oggi immagino. In tutto questo Oriali vorrebbe tornare. Dice che lì è casa sua, non capisce perché debba aver pagato solo lui per quella questione dei passaporti, vuol tornare. Ma smetti, la battaglia. Ha dichiarato ieri in televisione. No, che Oriali, è vero, è comparso sul giornale oggi, l'abbiamo letto. Ha detto, stamattina, si è parlato di un mio ritorno, come diceva Legno Herrera, è sempre importante che se ne parli. Sì, ma cosa c'entrano i passaporti? Dai, vai avanti, fai un altro... Vabbè, non ha mica pagato per quello. No, va, dai, cambia pagina. Scusa, vabbè, comunque vuol tornare. Vabbè, sai, guarda che in molti guarda che molti dicono che da quando è andato via lui avete fatto degli errori, molti. Ma io penso che Oriali fosse e sia un grandissimo dirigente con grandissime capacità. Con Mancini ha lavorato benissimo, con Mourinho il primo anno ha lavorato strabene, con Mourinho il secondo anno ha lavorato ancora meglio, e quindi mi sembra ovvio che Oriali voglia tornare, mi sembra ovvio che i tifosi dell'Inter lo rimpiangano. Non si è ancora capito perché è stato mandato via, però... Sai... No, beh, sai cose? Fortuna sono rimasti altri, insomma, che hanno dato tante soddisfazioni. No, cos'è questo? E sai cosa? Ma sai. Lo sai o non lo sai? Secondo me lo sa, non vuol dire. Si sa, ma non si dice. Non lo so, non lo so. Non lo sa, non è credibile. Sì, lo sai, ma ce lo vuol dire. Cominciamo con i miei primi segreti. Senti, io ho cose più importanti a cui pensare. Lo so. Ho una partita di Champions League. Questa è impegnativa mercoledì, no? Col Trabzonspor. Allora, in questo momento sono impegnative tutte. Quindi non c'è Trabzonspor, batte Borisov. E tra l'altro, Trabzonspor gioca al posto del Fenerbahce, che è stato squalificato. Che l'UEFA ha tolto dalla Champions League perché è indagato in qualche maniera. Guarda, ti conviene non cavalcare, quindi dovrebbe anche farlo con altre squadre, fosse il regolamento valido per tutti, ma fa niente, andiamo avanti. Allora, io so che tu di queste cose sei molto informato e non c'è momento in cui non lo sottolinei. Quindi mi sembra chiaro che tu possa neanche aprire questa pagina, perché sai come è ridicola. È come quando uno studia per 5 anni e va all'esame di maturità e dice, vabbè, insomma, adesso evidenziamo il fatto che ho studiato, sennò che ho studiato a fare. Infatti io ti ho detto che tu ne sai molto bene, e proprio per questo penso che questo argomento tu non lo debba tirare fuori, perché sai benissimo non è ridicolo. Sono ridicoli, purtroppo, i colleghi, mi dispiace mettere anche la nostra categoria, che pensano di fare il loro lavoro, invece come Julio Cesar pensano ad altro, perché se fossero stati attenti quando Agnelli ha fatto la conferenza stampa a Roma, quando ha spiegato i 10 esposti della Juventus, c'era anche quello all'UEFA, quindi si sapeva che lo faceva. Poi la gente si sveglia la mattina e non lo capisce, perché sta facendo degli esposti per chiedere all'UEFA se l'operato ai tempi della Federcalcio italiana è stato corretto. Poi che ci sia dentro l'Inter, ci fosse stata la Roma o il Chievo o il Parma, era uguale. Ma i colleghi che non lo sanno traducono in la Juve butta fuori l'Inter, non è così. Sì, ma guarda, comunque il discorso è che se riportato all'Inter è ridicolo, perché l'Inter non rischia nulla da quel punto di vista, sarebbe assurdo. Ci sono dei precedenti che riguardano Milan e Porto, ma questo è un altro discorso, non sono stati esclusi dalla Champions. No, questo è quello che la gente poi deve anche capire. Beh, dopo il Milan infatti hanno cambiato il regolamento, lui fa proprio per quella vicenda lì. Guarda che il Porto l'ha fatto prima e il Porto non è stato escluso dalla Champions League, quindi il Porto ha avuto i leciti nel 2004. Infatti Filippo, la cosa che la gente non capisce è che ad Agnelli non gliene frega una marito, non fatemi dire parolacce, non gliene frega niente
niente. Che voi siate esclusi dalla Champions. A lui frega che l'UEFA, se in Italia non decide nessuno, dica la Federcalcio italiana ha sbagliato. Che la Juve continui ad... Non è ammorbante, è coerente. Ragazzi, non è coerente. Perché non se coerente. Uno bussa alle porte e tutti dicono sono incompetente, cerca chi sia competente in qualche parte del mondo per competere. No. Dopodiché... Ne parliamo dopo, ma non trovo che sia una mossa condivisibile. Vabbè, non siete aggiornati. A me non è piaciuto. No, non è che non siamo aggiornati, non la pensiamo come te, non siamo aggiornati. Esatto. Si può avere anche altri pensieri, no, Filippo, dai. Non si può avere altri pensieri diversi da questo. Sta diventando una campagna ridicola questa. Si vedrà. Sono cinque anni che questa cosa qua con Claudio se ne parli. Io ho imparato una cosa. Ho imparato che tanto è un vicolo cieco con lui, quindi questo discorso non lo apro, e se lo apre lui lo chiudo subito e mi vado a prendere un caffè, quindi non ti preoccupare. Beh, anche così. Perché gli altri problemi, giusto? L'hai già imparato? Eh beh, il Trasbonsport, ce l'avevo anche la PlayStation. Hai studiato la formazione? Hai studiato la formazione? No, guarda, non ho avuto... Credo che sia fossi in te, quindi... inizierei a farlo. Credo che sia Altintop la stella, quanto vedo qua. Altintop è un gran bel attaccante. Esatto, Altintop è anche facile da pronunciare, quindi... E poi ce ne sono altri impronunciabili, comunque, guarda, non ti vedo bene. Mercoledì, improponibili, giuro. Ho fatto le cronache con Seognam e Mazembe, quindi posso fare tutto. Beh, in effetti, dopo il Mazembe. Si può affrontare qualsiasi cosa. No, al Mazembe guarda che era ancora fattibile, perché non erano nomi impossibili. Il Seognam era veramente un casino, perché c'erano Lin Chun Chong, Kong Chun Jing. Vabbè, ma lì puoi anche sbagliare, tanto non se ne accorge nessuno. Lo so, però per, tu lo sai, se sbagli ti girano le balle, quindi vuoi sempre farla bene. Poi è chiaro che non li ho azzeccati sempre, però ci ho provato, ecco. Benissimo. Va bene, allora, salutare Filippo, che lo mandiamo a prendere il caffè. E a riflettere su quello che sarà una bella giornata. Riceverà poche chiamate, quindi lo ringraziamo. Esatto. Perché è stato disponibilissimo. Grazie, Filippo. Grazie a voi. Ciao, ragazzi. Ciao. Siamo tornati dopo Milan e Inter. Andiamo a un'altra squadra che è molto calda. Apriamo la finestra sulla capitale con la Roma. Perché abbiamo Roma e Lazio che hanno umori decisamente diversi. Dopo con il Castigamat. Perché la Roma ogni volta che incontra il Cagliari c'è sta cosa di Daniele Conti, figlio di Babbo Conti, che segna sempre. E stavolta si è beccato anche il fischio olimpico, si è rimasto un po' male. Si è tolto la maglia, ha fatto... E il papà giustamente lo ha difeso, nonostante insomma ha fatto credo 5 romanista. Gol, quanti ne ha fatti alla Roma? Credo mi sembra a memoria 5. E non ne fa mai tanti in Serie A, però ogni volta che vede e spesso la Roma, volentieri anche determinanti. Si diverte. Insomma, io segnalo, aspetto poi anche Mario Giunta che sta per arrivare in diretta, segnalo anche che qualcuno aveva detto... De che? Che ha detto qualcuno? Il Kabir. Chi? Qualcuno io, chi? Qualcuno. Non ti ricordi che qualcuno non mi ricordo. Qui ha detto che il Kabir avrebbe segnato? Sì, vabbè, siamo all'asilo Mario e io avevo detto... io avevo detto un sacco di cose. Sì, detto però poi Antonino, magari detto del non Kabir. Ti ricordi quando non avevi detto. Ti ricordi solo di quello che hai detto, ma sì, quello di non avevo detto mai. Quando non avevo detto. Adesso me ne inizio a segnare anche con te, così. Segna tutto. Mentre aspettiamo Mario Giunta, direi che la Roma ieri l'ho vista. Partenza shock. La potremmo definire così, da Roma? La possiamo definire una partenza, oltre che shock, anche confusa. Luis Enrique ha parlato in spagnolo o in italiano? Luis Enrique, non so come abbia parlato, però oggi ha detto, ho visto tante cose belle. Tipo? Ecco, questa è la... Questa è la prima domanda che ti sorge spontanea. È la prima domanda che sorge spontanea. Che cosa abbia visto di bello? Perché abbiamo numerosi dubbi sulla disposizione, soprattutto tattica, della Roma. Ieri molto confusa, ha scelto Osvaldo, che noi abbiamo già dichiarato più e più volte del perché giocasse Osvaldo e non Borriello. No, noi ci siamo fatti anche una domanda un po' diversa. Osvaldo? No. Ma tu... Che secondo me è quella che si fanno poi i tifosi della Roma. Adesso, al di là, è chiaro che la risposta la so già, cioè la situazione è... Vucinic ha litigato ormai da un anno, va in scadenza, non vuol rinnovare, eccetera, tutte queste quelle cose qua. Però la domanda che poi si fa al tifoso in strada è: ma tu vendi Vucinic a 12 milioni e compri Osvaldo a 18? E questa è la prima domanda, che è perfetta. Che è già una domanda che ti fa capire come 18. Ci sia stato un mercato poi io non mi voglio raffazzonato. Raffazzonato è un'espressione sbagliata, però un mercato diciamo aggiustato nelle ultime 48 ore.
E allora è chiaro che se già l'allenatore giovane che viene dall'esperienza con la cantera del Barcellona e non ha esperienze di prime squadre, catapultato in un mondo dove ancora non sa la lingua, in una piazza come Roma, in una squadra rivoluzionata dove l'ultimo giorno te ne arrivano sette diversi, sì, non è un bel puzzle da costruire, insomma ci sono delle difficoltà. Poi tu che hai visto la partita, magari dopo me lo dici, mi sembra che anche lui come altri ci abbia provato a mettere del suo. Lui è stato oggettivamente il peggiore in campo, il peggiore in senso assoluto. L'allenatore? No, Osvaldo, il grande Osvaldo, che sarà l'aria italiana, leggo la pagella della Gazzetta. Sarà l'area italiana a fargli male, ma è l'ombra dell'attaccante vista in Spagna. Gli orfani di Vucinic piangono già. E questo è il primo punto, come dicevi te, Osvaldo. Perché l'Italia, Bologna, in Firenze, Italia, insomma, non ha lasciato gran traccia di sé. Ma scusa, visto che tu vuoi evitare l'argomento, ma perché delle romane non parliamo più avanti? Tu mi vuoi evitare l'argomento, cioè la squadra del giorno non me ne vuoi parlare. Ma qual è la squadra del giorno? La Juve. Non lo sapevo, io non ho. Scusa. Scusa, il nuovo stadio, la vittoria sfavillante. Apriamo prima. La gente che incredibilmente ha cambiato idea in tre secondi su tutto. Sì, ieri. Posso dirti perché che i nostri tifosi sono meravigliosi. Quello che fino a prima della partita per due mesi è stato carta da cestino è diventato un miracolo. Un papiro dorato. Ma com'è? Dunque, partiamo. Ma com'è? Partiamo col dire che la Juve ieri ha giocato contro il Parma, che però che l'anno scorso gliene ha date 4 all'Olimpico. Però, come tu mi segni, siamo in una nuova stagione, quindi ma questo è il primo segnale positivo, cioè, questo è il primo segnale positivo, siamo tornati finalmente per adesso a dire vabbè, ma era il Parma, perché l'anno scorso il vabbè era Parma vuol dire che il Parma vinceva 4-1 la Juve. Senza ombra di dubbio, hai visto la differenza, però insomma andiamo a parlare del Parma, che mi sembra iniziamo a mettere le cose a posto. Chi di 4 ferisce di 4 ferisce. Siccome abbiamo una serie da mettere a posto di queste partite, non pensare all'Inter e ai 4. No, quella fortunatamente è una partita che in genere si vince ugualmente. No, ma non pensare comunque ai 4. Allora, ieri il Parma, prima contestazione, quando tu hai Pirlo contro, se gli dai 8 metri di libertà ogni volta, bravo, metti in condizione Pirlo di fare la partita della vita, perché Pirlo ha due piedi che sono due mani. Perché al di là della grandezza del giocatore, anch'io ho notato come il Parma desse, se non 10 addirittura 20 metri a Pirlo per poter fare dal vivo, i ragionamenti che volevi, nonostante fossi in piccionaio. Hai pubblicato ieri una foto sul tuo sito dove si vedeva da dove hai visto la partita, terzo anello qua, no dai, secondo anello buono di San Siro, solo perché l'ha vista bene. E però Pirlo ieri godeva di una libertà eccessiva, insomma io ricordo al Milan quando Pirlo si dimenticavano di lui, davano per scontato che magari potesse non essere in giornata, Pirlo puntualmente anche con una gamba ti fa la partita, la differenza se tu gli dai tutta quella libertà. Il primo gol eccezionale, il terzo, il quarto. Lui ha messo due assist, Marchisio un capolavoro, il quarto di Marchisio un capolavoro. E il primo di distanza, cioè, gli ha messo due palombelle davanti alla porta. Ma poi la qualità del gioco teneva in mano la Juve, giostrava il centrocampo in maniera perfetta, tutti i palloni. Cioè sono cinque anni che si parla tanto di sta cosa, cioè alla Juventus manca il classico regista davanti alla difesa. Io non voglio appunto fare il detrattore. No, ma allora, no, attenzione. Però non chiariamo Mastrococco. Vedo un po' di eccitazione generale. Chiariamo subito come giustamente ha detto Conte a fine partita, tutti belli calmi e tranquilli, ecco. 24 ore di godimento, dopodiché da martedì sotto col Siena, perché la strada è lunga, impervia e di difficile costruzione. Conte ha detto anche altre cose poco condivisibili, ma ci arriviamo dopo. Ha detto tutto giusto Conte, il capitano non si discute. Per te che sei tifoso juventino ha detto cose per giuste. Tutti i tifosi juventini. No, per tutti i tifosi juventini, ma io non sono perché? Tifoso anche juventino. Gli altri, ma scusa. No, non ma cos'è? Perché sono ma fu una cosa alla volta, parla di Pirlo. Esatto, ma ne parlavamo dopo, t'ho detto, però non mi Sta buono. È lì l'argomento. Quindi virgola a capo, indipendentemente dalla vittoria, indipendentemente dal Parma che era indebole, indipendentemente da tutto quello che succederà da qua alla fine del campionato, però io ti dico che erano 4 stagioni, se non 5, che non vedevo più la Juventus giocare a pallone. Poi puoi anche perdere, ma pallone, gioca finalmente a pallone. Sono d'accordo, ha giocato a pallone, è stata una con giornata, degli schemi, una giornata di festa. Con dei movimenti provati e riprovati. Vado controcorrente, non so se l'hanno vista come me, a me è piaciuto Pepe, che ha fatto una partita importante. Che è uno di quei giocatori che viene sempre sbeffeggiato, ma ha una duttilità e un'umiltà e una propensione al lavoro che ti dirò. Ecco, vedi, se inizia e va avanti così, mi sa che Krasic
Il campo lo vede poco, la fase offensiva, che la fase offensiva in maniera perfetta, proponendosi sulla sua fascia. E torniamo al discorso che facevamo prima con Filippo. Decisamente. Cioè, è chiaro che poi il tifoso si inalbera, no? Durante la campagna acquisti estiva. Ma se tu prendi un certo tipo di allenatore, vale per Gasperini, vale per Conte, non è che l'allenatore preferisce Pepe o Ciaccherini a Cristiano Ronaldo, parte che è irraggiungibile. Ma se sceglie determinati tipi di giocatori è perché sono, secondo lui, secondo la sua idea di gioco, secondo quello che deve essere il suo lavoro, funzionali. Concordi con se me. Tu metti Pepe con Krasić, uno ti dice ma Krasić è molto più forte. Benissimo, però sono Pepe... d'accordo. Però Pepe è molto più utile per come gioca Conte. Quindi se il Krasić di turno non si dà una sveglia sui movimenti, gioca Pepe. Vabbè, e gioca pure bene. Se gioca come ieri, Pepe non può non giocare. Hai in capito? Cioè, dall'altra parte invece Giaccherini mi ha lasciato un po' più... Molto timido. Secondo timido, me si vedeva che catapultato dalla Romagna... alla grande squadra, secondo me ha accusato parecchio, nella Juve portare quella maglia, che comunque vada, quando porti mali come Milan, Inter, Juve, irrimediabilmente lo senti. Chi non l'ha sentito per l'appunto è Pirlo. Mi è piaciuto Vidal come è entrato, insomma la Juve è perfetta, insomma anche Vucinic mi è piaciuto francamente, anche sì, è entrato che la partita ormai era decisa, lui è un po' così secondo me, eh. Poi magari chiediamo agli amici di Roma, quando lo fai giocare è vero, come titolare, ecco, sì, se... darà sempre soddisfazione però alla Juve, se e lo Roma... metti in un momento in cui la partita è risolta o in negativo o in positivo, tutto svolazza molto bello, un po' sui suoi pensieri. Tutto molto bello, pagelle piene di sette. Addirittura sette l'inviata della BBC poi... ha fatto dei... uno sproloquio. È tutto bellissimo. Dopodiché... stadio meglio di tutti quelli inglesi. È tutto stupendo. Non... dopodiché arriva... finalmente all'intervallo abbiamo visto svuotarsi lo stadio. Sì. Perché la gente andava al bar, in bagno. Tutto bello. Stadio bellissimo. Oh, vedi? Tutto bello a rovinare la festa. Ma chi? Che festa? Tu la vuoi rovinare la festa? Il buon Conte che arriva a fine partita e dichiara il giusto, però mostrando un velo di arroganza. Ma quale arroganza? Ma se c'era... Ah no, ma se lo diceva il mambo di Setúbal, era un genio! Se questo qua sottolinea che non ci ha dato un rigore, cosa arroganza? Ma non sottolinea questo. Dice che quando si va a Torino, gli arbitri devono essere in forma. Certo, ha ragione, perché arbitrano una grande squadra. Parere personale. No, gli arbitri dovrebbero essere in forma a prescindere. Che arbitri non Lecce, Chievo... non interpretarla molto. No. Lui ha detto un'altra cosa. Lui ha detto questo. Lui voleva dire, sono ormai 5 anni che ci prendono tutti in giro e nessuno dice niente. Mm. Adesso la musica cambia, perché io non sto zitto e lo dico perché ho vinto. Perché l'avesse detto dopo una sconfitta era si attacca all'arbitro. Lo dice perché ha vinto e sottolinea, attenzione, che io non lo faccio passare in cavalleria, perché dopo 3 minuti c'è un rigore su Matri clamoroso. Dopo 3 minuti e sei 0-0. 3 minuti c'è un rigore clamoroso su Matri. Dopodiché annullano un gol a Matri regolarissimo. Regolarissimo. E tu sei sempre sull'1-0 all'intervallo. Se fai 1-1 come la mettiamo in quei due episodi lì? Sì, allora sono d'accordo, ci sono due errori, però visto che voi vi state facendo belli davanti all'Italia dicendo che avete lanciato finalmente un nuovo sistema, avete uno stadio all'inglese, siete tronfi ed orgogliosi del fatto che si svuotano le tribune e lo stadio va al bar, mi fai finire, Wenger e Ferguson quando hanno ste robe si lamentano subito in conferenza stampa. No. Come no? Ferguson. Ma come Ferguson no? Si lamenta. Ma come no? Si lamenta per altre. No, Ciccio. È che vince, sempre. Ma guardati le dichiarazioni. Ferguson, io so che si lamenta. Però ecco. Il concetto è, secondo me, la prima giornata si poteva francamente risparmiare. No, bisogna mettere subito i puntini sulle sembra lei. Che si voglia ostentare che siete tornati ad essere la Juventus. Ascolta. Sei d'accordo con me? Ascolta. Che lo state facendo per questo? Te lo spiego. Poi magari la Juventus arriva settima anche quest'anno. Io non penso, però non nel calcio può essere tutto. Ma però, non per la partita di ieri. Non penso. Però, io te lo sto dicendo tutta l'estate, il tifoso della Juve dal 2006 in poi, e lasciamo perdere l'argomento nel dettaglio, ma proprio per il cambio epocale che c'è stato, ha bisogno di ritrovare lo spirito di appartenenza a quella società per cui ha fatto il tifo fin da bambino, che era rappresentata da grandi proprietari, presidenti, vedi gli Agnelli, da grandi dirigenti, vedi Moggi, da grandi giocatori, 6 palloni d'oro, eccetera, eccetera. E da giocatori che in campo sputavano l'anima fino ad arrivare
al derby col Toro, in cui i tifosi del Toro dicevano: ma perché il Toro lo fa la Juve in campo e non noi, come caratteristica? Ora, certamente, questo in questi 5 anni, dall'aspetto dirigenziale sul difendere la squadra, dall'aspetto allenatore in panchina, che evidentemente aveva tutta un'altra filosofia di vita, è sempre mancato. Allora, in questo momento, vedere che ti arriva uno che per te tifoso è stato il punto di riferimento, perché il core è Antonio Conte, capitano, che finisce la partita, che si batte la mano sul cuore, che mentre i giocatori stavano andando negli spogliatoi li ha tirati fuori tutti, gli ha fatto fare il giro dello stadio per applaudire i tifosi. Sì. Cioè, l'ho visto fare 1000 volte allo stadio, no, nel senso. Tu l'hai fatto fare 1000 volte. No, perché non è che abbia fatto questo gesto eroico. Era tutta una situazione. Arrivare, è chiaro che se la prima domanda dell'intervistatore di turno è: ah, Marchisio ci ha rivelato che lei gli ha strigliato nello spogliatoio perché era solo 1-0 ed era colpa loro, lui ti dice: certo, virgola, poi non tutta colpa loro, perché c'era un rigore non dato e un gol annullato, forse eravamo già 2-3-0. A me non ha dato fastidio. Specifica, quello. Puntualizza, il tifoso gli fa l'applauso in piedi. Questo ci vuole per tornare a avere un se senso di appartenenza. Voi questo ci vuole, continuate dopodiché, ad approcciarvi. No, così. Dopodiché bisogna capire la differenza, Mastro Cocco. Mastro Rocco. Se tu lo fai ieri sul 4-1 vinto, io sono d'accordo, è chiaro che perché non lo fai se perdi? Non lo faceva rincarando la dose? Ti ho detto, sì, ma se lo fai... No, ma ci sono modi e modi di farlo. Se tu lo fai quando la tua squadra perde e si è meritata di perdere, nonostante gli episodi arbitrali, passi per quello che si attacca all'arbitraggio. Se tu dici, la mia squadra non merita, virgola, comunque ci sono anche quelli che per cui c'è anche l'episodio, è un altro discorso. Sono discorsi diversi. Sì, sono discorsi diversi. Cioè, se tu parli dell'arbitro, a prescindere, senza senso, non va bene. Se si fosse limitato solamente ad annotare in maniera... Ha annotato, infatti. No, poi ha parlato solo della partita e tutto il resto. Anche che gli arbitri devono essere in forma. Ha ragione. Gli arbitri devono essere in forma con tutti. Ieri sì, ma siccome casualmente con la Juve sono fuori forma da ben 5 anni... Non fate così. E allora lui giustamente dice, vediamo di entrare in forma. Già ci dobbiamo sorbire tutta la querel sui 29 scudetti che sembra che siano vostri. No, sembra. Sono vanno assegnati. Il campo parla. Punto. Chi vince il campo non vince. Parla. Vabbè, allora togliamo una Champions all'Inter perché sono gli errori arbitrali. No. Allora. Ne togliamo un paio anche a voi. No, non tutto. Me ne ridai due a me. Non tocchi niente. Me ne ridai due a me. Finale con Real Madrid e Borussia Dortmund. Me le ridai. Mi dai due Champions in più bacheca. La mettiamo così. Non stiamo parlando di errori arbitrali. Noi accettiamo. Stiamo parlando di una campagna. Cioè, la Juventus si sta facendo sentire in maniera forse eccessiva. Sui 29 scudetti, a me personalmente, mi piacerebbe sentire basta 29 basta scudetti. Ma non è basta. Non li assegniamo, finché ma non pretendo di riaverli e li appendo davanti allo spogliatoio. Ma se nessuno vuole Ciccio, a casa mia, che di mia proprietà, faccio quello che mi pare. Se voglio, ne metto anche 50. Ma è una roba ridicola, senza precedenti. Ma ridicola per te. Ma è una roba ridicola a livello sportivo. L'inviata della BBC ieri mi ha detto, lo so anch'io che avete 29 scudetti. Quindi l'inviata della BBC, anche a Londra. Evidentemente, non è brillante come mi vuoi fare. Evidentemente, da esterna, ha capito benissimo quello che ha detto. No. Il campo parla chiaro. Il campo non parla. Si vince sul campo e si perde sul campo. Se tu mi discuti 29 scudetti, mi ridai due finali di Champions e una Supercoppa italiana arbitrata da De Santis. Gentilmente, non sto parlando di errori arbitrali. E una Supercoppa italiana arbitrata da De Santis. Tu gli scudetti non e un'altra arbitrata da Collina. Che non siano assegnati, cosa che sarebbe secondo me. Ma la Federcalcio, scusa, ha spiegato che tecnicamente non sono mai stati assegnati a nessuno, quindi sono ancora nostri, no? Tecnicamente è quando ha deciso di non decidere, ha detto che non c'è nessun comunicato ufficiale per cui è stato assegnato lo scudetto, e quindi è ancora nostro. L'altro comunque vada se è nostro quello, l'altro fino a prova contraria non era neanche effetto di telefonate quel campionato, quindi è nostro. Quindi quello lì è vostro. L'altro dicono che non lo hanno assegnato tecnicamente. No, ma ti domando, non sarebbe più dignitoso dire non li assegniamo e tiriamo finalmente una grande riga in fondo a questa cosa? No. Sveleniamo il campionato e cresciamo. Ma il campionato lo sveleniamo. Ascolta, non mi parlare di svelenire di coerenza, perché le due parti fanno le battaglie e poi dopo dicono: no, ma la partita deve rimanere sul campo. Allora, mi stai facendo bravi. Passare come uno che difende l'Inter. Che no, ma non è questione di difendere l'Inter o la Juve e il Milan. Non è questione. Sto difendendo questione. Il metodo. Non mi piace il metodo della Juve. Gioia, è l'unico metodo possibile in Italia
per far aprire gli occhi alla gente e dire: ma è possibile che nel 2006 in 5 minuti tutti erano competenti a decidere, adesso non vuol decidere nessuno su niente? Sei d'accordo con me che stiamo facendo? Decidete, fine. L'immagine è quella di quest'estate. Ascolta, ancora una volta, ma fammi finire. L'immagine nostra fa ridere su altre cose. Fa ridere anche su questo, ma a prescindere, noi stiamo parlando di calcio. La nostra immagine fa ridere perché non so, durante l'estate, inviata la BBC, ma tocca durante, la 29. Ma a me della BBC non me ne importa. Beh, niente, l'immagine che abbiamo noi abbiamo 29, quindi non mi sembra che faccia ridere. Se hai il numero, poi in che lingua parlavi? In italiano, in inglese. Spero. Ah, 29 ha detto, sì, a meno 20, che 29 esatto, non voglia di qualcos'altro. Probabilmente stava cercando la poltroncina con 29. No, no, non c'è la poltroncina 29. Comunque, sei vergognoso, inventi anche interviste alla BBC. No, che invento? Ma sì, questa ti ha detto, avete 29 scudetti. Benissimo. Sì. L'immagine, ma hai il palmarès. Vorrei uscire però da questo grande equivoco. Luca, si non finisce. C'è un equivoco. La Juventus ha fatto degli esposti. Se in questi esposti la gente competente deciderà di decidere e deciderà che ha torto, avrà torto e finirà la storia. Se deciderà che ha ragione, se ne riparla. Ma le risposte mancano. Quindi non è che può finire, non finirà mai se nessuno risponde. È semplice. Speriamo che rispondano, senza che si vada a fare ulteriori risposte dimostrative alla UEFA e altre buffonate che non fanno altro che far apparire il calcio italiano. Ma non sono buffonate. L'esposto alla UEFA è proprio il discorso che facevi tu prima. Quella è la nostra immagine. Noi andiamo alla UEFA a dire: ma lo sapete che in Italia l'organo competente improvvisamente dice che non può decidere? Voi cosa ne pensate, Europa? Tu sei una persona molto competente e sai benissimo che un fondo di ragione ce l'ho. Poi adesso dobbiamo recitare la parte, la recitiamo. No, non recitiamo nessuna parte. Dai, su. Una battaglia sulla giustizia si porta avanti fino in fondo. Sulla giustizia, sarebbe ridicolo fare retromarcia io adesso. Io la condividerei totalmente se non ci fossero state due cose. La presentazione allo stadio dei 29 scudetti. Signori, 29 scudetti non c'entrano niente. Poi senza invitare Moggi. Tra altre cose. Perché? Poro direttore. Il direttore li ha conquistati lui i 29 scudetti. No, 29 no. No, però i due, oltre che tutto il resto, sì, no? Tutto il resto. Vi ha portato lui a 29, non lo invitate. E che poi si finisse con subito alla prima giornata con tutti questi veleni. Cioè, se fosse un po' più tranquilli tutti quanti, con gli arbitri, tanto sono in forma e hanno sbagliato. Ma hanno fatto delle cose gli arbitri anche in Serie B in questo weekend, devastanti. Secondo te? E che Conte stia buono. Secondo te, se a Cesena-Napoli i due episodi fossero stati contro il Napoli invece che a favore, Mazzarri cosa avrebbe detto a fine partita? Io non entro nel capitolo Napoli, perché se entro nel capitolo Napoli, il duo Mazzarri De Laurentiis a me è quanto non vorrei mai nella mia squadra. Li trovo assolutamente fuori dagli schemi, fuori da ogni logica e soprattutto mi sono d'accordo con te, ma soprattutto tutti quelli che predicano bene a fine partita quando non vincono gli episodi, cosa parlano? Tutti parlano, soprattutto quelli che predicano correttezza. Allora, noi stiamo parlando di Juve in questo spazio. Ho capito. Devo annotare una frase che a me non è piaciuta. Ma non la puoi definire come arrogante. Conte giustamente ha fatto notare la domanda a domanda. Non è che si sta tornando. Ma tornando a cosa? Tornando a cosa? Al fatto di dimostrare. Torniamo ad essere una grande squadra. La grande squadra. Sì, certo, lo dovresti sapere tenendo tu una grande squadra. Perché non è che il Milan, quando finiscono le partite, non è d'accordo, sta zitto, perché fai comunicati ufficiali sul sito, caro mio, in cui addirittura ci spiega la regola del fuorigioco. Come quando Milan fa comodo a lui. La seconda giornata Cesena-Milan. Hai capito? Una partita meritatissima da Cesena. Hai fatto il comunicato sul sito con la regola del fuorigioco. Eppure c'era un gol di fatto, c'era un gol ma di lì non hai detto che è stato arrogante il Milan in quell'occasione. Non hanno detto però che gli arbitri non venire in forma. No, addirittura hanno fatto di più. Sul sito ufficiale pubblicano la regola del fuorigioco, come se noi non la conoscessimo. Beh, in quella circostanza il guardaline non la conosce. In una partita in cui meritavi di perdere. Questa cosa c'entra? C'entra, visto che tu hai fatto l'abbinamento con Conte. Io Conte ieri ho annotato. Conte ha vinto e ha detto, lo dico oggi proprio perché ho vinto. Ma è possibile che io attenzione vengo che ora un po' di finirla. E devo parlare del passato. Allora, decidiamo se facciamo una trasmissione sugli ultimi 10 anni di calcio. Noi la facciamo in allegria, tiriamo fuori tutti gli episodi. No, e se tiriamo fuori a gli me ultimi non anni, va bene, non riusciamo, a me non va bene, l'accostamento è stato arrogante. A me non è piaciuto. Perché allora il Milan è stato arrogante e offensivo sul sito. Ma ho detto il contrario. E io. Gli altri lasciamoli perdere perché si manettano degli arbitri da quando sono nati. Quindi ho detto il contrario, che il Milan non è stato arrogante. Allora. No, ho detto questo.
No, io ho detto che secondo il mio parere ieri ha espresso Conte non è piaciuto il suo a rammarico me. Sul fatto che ha capito che oramai la Juventus allora, punto arbitrale viene c'è modo di esprimere il tuo rammarico è secondo stato educato il mio non modo ha né urlato né offeso non ha fatto niente per di particolare per c'è carino. Gente che offende quando dice queste cose per esempio carino. Non so a chi ti riferisci chiudiamola qua non siamo d'accordo su questo. Che ore sono? Sono le 12.30 tra non mi ha neanche fatto parlare della partita vai pubblicità siamo tornati abbiamo bevuto un caffè insieme ci siamo calmati forse io e Claudio Emma Wallis inviata della BBC aspetta un attimo però dove sei? Come gli stadi inglesi è l'intervista oh. No voglio leggere come gli stadi inglesi no purtroppo. Meglio molto meglio più comodo ed economico di Wembley più anche bello anche più piccolo più bello e atmosferico di Stamford Bridge e ve lo dice una tifosa del Chelsea per certi versi mi ricorda l'Emirates Stadium il più moderno degli impianti inglesi ma che è costato molto di più beh anche più grande, è più grande non so. Dichiariamo l'ovvio già questa è la prima uscita dello stadio della Juve dice Emma mi fa intuire che Emma mi ha colpito la visuale perché anche in alto anche perché noi siamo in alto ma avete spiegato che di 40.000 persone questa... si riesce a vedere benissimo e questa è l'essenza del calcio Emma andiamo a vedere in faccia dentro Emma a un Wallis. Impianto micidiale e mi ha emozionato più durante la partita col Parma che all'inaugurazione rende al massimo con il calcio vero unico neo piccolino e purtroppo dopo una settimana di prove e di camion no, tra virgolette portati sul campo il campo era messo maluccio male era messo maluccio si correrà ai ripari con speciali lampade già utilizzate all'Amsterdam Arena e la parte centrale del campo verrà rizzollata nei prossimi giorni in vista dell'impegno del 21 col Bologna anche perché avendo uno stadio di proprietà non lo devi più condividere con i cugini della città e quindi ci giochi solo tu e tutto il tempo di metterlo a posto, non è vero, una decina di giorni dovrebbero bastare. Quindi le dichiarazioni essenziali di Emma Wallis, in cui ricordiamo a chi non ci avesse seguito nella mezz'ora precedente, tu hai parlato in inglese con lei, appunto scambiando pareri anche sui 29 scudetti. Io ho chiesto cosa ne pensava a Londra la stampa. Emma, diciamo che è nell'area di ristorazione. E Emma ha detto, you got it, 29 titles, quindi hai vinto 29 scudetti. E quindi la grande Emma Wallis. Ma veniamo al tasto dolente della domenica, gli arbitri. Emma Wallis. Allora, Brighi che domenica, un disastro a Palermo. Tra l'altro anche lì... visto che tu fai lo spiritoso, non mi sembra che non si sia evidenziato l'operato dell'arbitro a fine partita, giusto? Sì, no, giusto. No, tra l'altro chiedendo giustamente un rigore quando sull'azione dopo te l'ha dato. Sì. Quindi non cambia la partita. Perché sì, no, non cambia, però c'era rigore, bisogna ammettere. Ma tra l'altro un secondo dopo. C'era rigore ed era molto evidente. Beh, non è detto. Poi magari perché... c'erano anche due espulsioni che però nessuno... Ma hanno citato Samuel, perché non è stato espulso? Ah, come mai? Non ho capito perché sembra... Stanno diventando anche loro un po' come Gattuso, non si capisce come mai non possa mai essere espulso. No, stai molto buono però su Gattuso che non c'entrava assolutamente niente. Che ha un po' di immunità sul secondo giallo ormai da 10 anni. Juventus Parma. Diversi episodi per Celi, voto 5. Non tutti interpretati alla perfezione. Sullo 0-0 contratto fra Lucarelli e Matri, il difensore giallo-blu va per colpire il pallone, ma c'entra il ginocchio di Matri. Siamo in area. Il Corriere dello Sport. Ho preso apposta il Corriere dello Sport perché almeno è, no? In teoria, equidistante da Milano-Torino. Sì, come... in teoria è equidistante. Però sono fantastico. No, io sono un grande tecnico. Loro. Non ho bisogno del Corriere la dello Movio Sport. Il Corriere dello Sport, la mia preferita, perché mi fanno impazzire, sono meravigliosi. Benissimo. Soprattutto il mondo Pina. Un giorno lo chiamiamo il mondo Pina perché per chi non l'avesse visto in area di rigore, Lucarelli non prende completamente il pallone e tira una scarpata sul ginocchio a Matri, cioè dicesi da regolamento rigore solare. Sì, era proprio un rigore solare questo. Allora, attenzione. Prende il ginocchio di Matri, il difensore giallo-blu va per colpire il pallone ma c'entra il ginocchio di Matri. Siamo in area, poteva starci il rigore. Poteva? Cosa vuol dire poteva? No, sì. È rigore, punto. Ha trovato la pagina, ha scritto... Perché se non è rigore quello, cioè siamo rovinati, voglio dire. Ha scritto poteva. Poteva. Attenzione. Protesta il Parma perché ritiene viziato da fallo di mano l'inizio dell'azione del gol dell'1-0. È possibile che Barzagli tocchi il pallone, ma probabilmente l'arbitro ha valutato la spinta
concomitante di Giovinco alle spalle. A me piace Edmondo Pinna. Sì, Pinna, ma Pina. Cioè, i fatti sono: Giovinco spinge Barzagli, sarebbe calcio di punizione per la Juve, ma l'arbitro fa proseguire per l'area con il vantaggio. Non è forse, probabilmente ha fatto un fallo di mano, ma forse l'ha spinto. Sono d'accordo. Era in posizione regolare invece. Oh, qui c'è un'assunzione di realtà. Era in posizione regolare invece Matri in occasione del gol annullato. Al momento del colpo di testa di Barzagli, infatti, l'attaccante è tenuto in gioco da Zaccardo e Galloppa. L'abbiamo già ampiamente trattato. E l'abbiamo ampiamente trattato. E poi era regolare. Chiudiamo col rigore di Giovinco, che c'è, anche questo è sacrosanto, così come purtroppo da regolamento l'espulsione di De Ceglie, che salterà per squalifica Siena, e quindi il reintegrato Grosso, a meno che non venga spostato chi è in linea sinistra, farà di nuovo una cappatina in campo. De Ceglie si poteva risparmiare, questo l'abbiamo già detto, ma non ci e questo è Celi, e Celi parte male. Banti, Catania Siena. Ma io non tratterei Catania Siena perché tu non l'hai vista, sai? Ho visto diretta gol ieri e Catania avevo anche scommesso l'uno. Va del bene, Catania. Allora andiamo Catania Siena è una partita veramente indecorosa, non hanno fatto un'azione. L'unica azione che hanno provato a fare ieri era il portiere Andrà, sarà anche da passare oltre. Ha provato a suicidarsi come il potere dello sarà controllarsi. Anche da passare oltre. Sì, ma ti stavo sciorinando dei dati, degli esempi che non mi hai seguito. Per niente, così. Perché tu dici, vabbè, non è successo niente. Veramente qua mi dicono che c'è un cartellino giallo per l'Anzafame che invece avrebbe dovuto essere rosso. E quindi capisci che se uno rimane in 10 contro 11 la gara cambia. Ah, e questo è quello che va bene. E quindi anche Catania. Non avevo ragione dopo questa tua precisazione. Niente. Peruzzo. Chievo Novara 2-2. Peruzzo, cosa mi ha combinato ieri? L'ho vista. Allora, non convince il giovane Peruzzo. Non convince. Sul primo gol di Pellissier protesta il Novara, non ha torto. L'incursione di Togo viene fermata da Porcari, che si frappone fra l'avversario e il pallone. Togo lo strattona sulla spalla destra, recupera e cross al centro, ma l'azione andava fermata. Secondo cartellino giallo per il fallo di Sardo su Geda, ma l'intervento era da rosso diretto. Subito dopo, tocco sulla gamba sinistra di Vocek su Mazzarani. Era calcio di rigore. Cross in area giallo-blu, salta Geda, pallone toccato fuori da Frey, come sembra dunque angolo, o da Marianini. Dal corner arriverà il 2-2. Cioè, Peruzzo, Chievo-Novara, un disastro. Guida! Non era in forma. Non era in forma. Eh? Non sono in forma. Non sono in forma. Però guarda che le parole non vengono dette a caso quando sono pensate. Sai perché secondo me Conte ha detto che non sono in forma, che dovrebbero essere in forma? Perché non più tardi di 2 settimane fa, mentre si discuteva sugli esposti, sulle cose, sulle conferenze stampa di Agnelli, su Palazzi che non decide, e sullo sciopero, no? Sì, da sì. Sportiglia, il nostro responsabile del settore arbitrale, ha fatto sapere che in tutto questo caos l'unico settore perfetto, meraviglioso, che viene da una stagione brillantissima senza errori e pronto per l'inizio del campionato, era quello degli arbitri. Gli arbitri per me possono. Allora adesso gli ricordiamo la prima giornata i casini che hanno già combinato. No, a me non piace questa cosa. Rizzoli, Genoa, Atalanta. Passo avanti Guida, Fiorentina, Bologna, perché ottima prova di Guida. Guida si è salvato. Guida si è salvato. Guida. Rizzoli, Genoa, Atalanta. Va bene. Come va bene, dai. No. Parte in maniera ottima anche il campionato di Rizzoli, ok, e due. Andiamo avanti. D'Amato, Lecce, Udinese. L'azione del gol, Pasquale Corvi a rischio rigore. L'azione del gol di Basta parte con un'iniziale posizione di Michele di fuori gioco, non punibile, perché il pallone non è diretto a lui. Bravo. No, ma si è salvato anche lui. Roma, bravo, Roma-Cagliari. Bravo, ha fatto D'Amato. Roma-Cagliari invece. Gava, Roma-Cagliari. Oh, andiamo sull'espulsione. Si discute e si discuterà sull'espulsione di José Angel. Secondo i dettami regolamentari e le priorità messe in fila da Braschi, che ha raccolto l'invito lanciato alla collina Monte Carlo, gli interventi sulle gambe degli avversari che ne mettono a repentaglio l'incolumità e con il pallone non a distanza di gioco vanno puniti con il cartellino rosso. Ha ragione, questa è la cosa, ti ricordi, su cui avevamo discusso anche in estate, d'ora in poi tutti cercheranno il portiere perché sono sempre rossi. Non sono d'accordo. Su cosa? No, attenzione, su quello che stai per dire. Allora, ho sbagliato. Stai buono, non è che lo dico io, sto leggendo la moviola. Quando evidenzio un errore. Il fallo netto di José Angel, però, non è sembrato cattivo né pericoloso. Ha sbagliato. Perché? Perché, che, secondo il mio punto di vista, che non è neanche quello di Caressa, perché tutti dicevano che aveva esagerato, secondo me José Angel perde la palla e poi scalcia, è preso dal nervosismo perché aveva appena preso il gol, e secondo il mio punto di vista è rosso. Anche secondo me. Invece qua, beh, secondo il Corriere dello Sport bisogna interpretare il regolamento. E anche secondo Sky. Però secondo me proprio lo scalcia, fa un'ingenuità presa dal nervosismo di chi, come me, gioca a pallone.
io male, lui magari meglio, e magari perdi un pallone in foga al recupero e perdi la testa. Ha fatto un'ingenuità, secondo il mio punto di vista, e poi era giusto annullare il gol, come scriverà sicuramente dopo il grande Pin. Quello senz'altro, giusto annullare il gol di Borini, perché Heinz serve il pallone di non testa, Borini, è in offside. Borini, tra le altre cose, aveva fatto un capolavoro, era entrato, sì. 2 secondi, gol, invece niente. Chiudiamo. Chiudiamo con la chicca. Con la chicca della serata, come al solito il posticipo della sera, Brighi. Ci dà tante soddisfazioni Palermo Inter. Allora, l'arbitro Brighi di Palermo Inter sbaglia tutto. C'è poco da salvare. Pinne senza mezzi tecniche. Vede bene sulla trattenuta di Silvestre su Samuel. Quindi dà un confettino iniziale per dire, vabbè, lì ha visto bene, trattenuta di Silvestre su Samuel, corretto. Poi rapporto. Inizia con, per il resto un disastro. E viene ben aiutato dall'assistente sulla prima rete di Milito, tenuto in gioco da Barreto sul tiro di Stankovic. Per il resto, un disastro. E soprattutto la ripresa, quella che ha fatto precipitare la situazione. Ma già nel primo tempo l'arbitro, all'ultimo anno di attività, perché Nicky ha già detto che ci sono deroghe per lui. Per lui non ci sono deroghe, per altri sì. Aveva sorvolato su una trattenuta di Balzaretti ai danni di Jonathan in area di rigore, non clamorosa e forse un po' accentuata, ma comunque passibile. Nel secondo tempo, un minuto prima del rigore concesso, ce n'era un altro clamoroso per un fallo di mano, braccio destro larghissimo di Migliaccio sul tiro a porta vuota di Milito. Corretto. E lì sinceramente ti dico, è di difficile comprehension quello che è passato nella testuccia di Brighi, perché se tu dai il calcio d'angolo vuol dire che hai visto la deviazione di Migliaccio, e se l'hai vista non puoi dire che non hai visto che era di mano. Secondo me magari l'ha vista col corpo, l'ha vista un po', stava pensando ad altro, come Julio Cesar. Dal vivo, in presa diretta io non me ne sono reso conto, che mi sono reso conto dalle proteste degli interventi, ho capito, che era mano. Ma lui è lì e ce l'ha davanti, però magari l'angolazione ha pensato che l'avesse presa di coscio. Va bene, dopodiché brutta entrata a gamba tesa di Zanetti su Ilicic, che forse dopo, di cui riportano anche una foto, il pallone conta poco, arriva il giallo, era da rosso. Inquietante quella foto lì, martellone. A proposito di immunità, esatto. Dopodiché graziato anche Samuel, già ammonito tra Volge Hernandez, piede a martello, ci stava secondo giallo con l'espulsione. Quindi Brighi un disastro. Insufficiente. Se ne sono salvati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 su 8. Il problema è che non sono in forma, è un problema. No, il problema è che quando sbagliano non è che sbagliano con delle cose piccole, fanno dei disastri. Ma come, hai capito? Cioè sbagliano su cose eclatanti. Tu pensi che ci sia tanta differenza con il calcio estero, gli arbitri del calcio estero? Assolutamente no. Quindi. Ma non è questo il problema. No, sto dicendo, se tu non, giustamente mi segui nel ragionamento, non mi sembra che anche all'estero ci siano dei fenomeni come direttore di gara. Ho capito, quindi, ma all'estero sono problemi loro, a casa nostra sono problemi nostri. Sì, ho capito, però è tutto il mondo è paese, è sport, o troviamo delle soluzioni per farli stare più vicino alle azioni. Io dico, sono un grande fan dell'NBA, dove arbitrano in tre su un campo di 5 contro 5. Allora io dico, mettiamo due arbitri, uno a metà campo, così sono più freschi. Il tema è solamente quello, che non si prendono provvedimenti, che la UEFA, quando prende il provvedimento dell'uomo, della giudice di linea, risulta inutile secondo il mio punto di vista nelle competizioni UEFA, perché il giudice di linea non prende una decisione neanche sotto tortura. Platini ha detto che è contento di come stanno impostando il settore arbitrale. Ma io ricordo una partita del Manchester l'anno scorso con un rigore palese che gli fanno a un metro dal giudice di linea su Giggs, e il giudice di linea, l'arbitro era lontano, il giudice di linea non può non vederlo. Io metterei due arbitri, però francamente sono esseri umani, e anche quando il Milan subirà delle irrimediabili errori arbitrali non farò polemica e dirò, bravo, che vada capitano. Così io mi piace, questa me la segno. Io non farò polemica, certo, io, e per forza, sia quando vinco che quando perdo, per me conta solo il risultato del campo. Vedi che vieni dalla nostra, il risultato si del campo vince non sul si campo ottiene con i mezzi, gli strumenti, ma è stato ottenuto perché li hai vinti sul campo, non solo li hai vinti, li e hai allora vale stravinti tutto. E allora vale tutto, li hai stravinti. Allora vale tutto? No. Vale che il risultato del campo vale è quello tutto. E quindi sono quelli. Valgono altrimenti
Hai detto che accetti il campo, che non fai polemica? Io accetto il campo. E allora quello è, la verità del campo, campo è scritta. Quando non si fanno altre cose. No, tu lo accetti a seconda di cosa ti conviene. No, perché c'ero. Sì, c'eri dove? Dove c'eri? Bertoldo. Io non voglio tornare su Calciopoli. Perché non è un argomento interessante con te, immagino, perché sei come immagino, i cavalli. Certo. Vai con i paraocchi, sì. Quindi è inutile trattare io, con soprattutto te. Io. È inutile certo. trattare con te su questo argomento. Non quelli che per 5 anni hanno visto su un altro mondo. Mastro Rocco, non ci entro più su questa diatriba con te. Sai cosa ti dico? Che oggi mi stai infastidendo. Allora me ne vado e ti lascio con gli allenatori. Guarda. Oggi sicuramente hanno prevalso gli attacchi, però bisogna ritrovare a trovare una certa solidità difensiva. Questa non solo con i quattro difensori, ma con tutta la squadra. Purtroppo la prima mezz'ora non l'abbiamo avuta. E abbiamo pagato a caro prezzo questo, anche perché loro è una squadra che ha davanti a quattro giocatori di ottima tecnica. Ma loro sono stati molto bravi, noi abbiamo concluso poco l'azione e soprattutto eravamo troppo distanti da loro e le abbiamo concesso troppe volte la palla libera da giocare. Mauri ha un ottimo piede, Ledesma è uguale, Hernandez è uguale, quindi quando concedi troppo spazio a questi giocatori sicuramente va in difficoltà. Purtroppo l'abbiamo fatto, è una cosa che dobbiamo rimediare. Sapevamo che la partita non era tutt'altro che semplice, venivamo da praticamente 20 giorni di inattività, di partite che sicuramente ci sono mancate, però io vedo che ho visto stasera la squadra che ha fatto per 65-70 minuti una buona partita e questo è importante, indipendentemente dalla partita di martedì con Barcellona per il campionato. Le interpretazioni che non mi sono piaciute sono state due, sicuramente alcune interpretazioni arbitrali non è che mi hanno fatto proprio felice, perché alla fine del primo tempo io ero molto arrabbiato con i miei giocatori, perché dopo un primo tempo dominato così finire 1-0 non mi faceva stare tranquillo, però vedevo anche che comunque al primo tempo c'è stato negato un rigore su Matri e un gol regolare. Dico solo che mi aspetto sempre equità, perché ogni tanto vedo che nei confronti comunque la Juventus è sempre come se qualcuno vuole ergersi a paladino. Qui noi vogliamo avere un trattamento adeguato, equo nei confronti nostri e di tutte le squadre, quindi che si resetti un pochettino la situazione, perché oggi è la prima giornata, però non è che siamo partiti felicemente col settore arbitrale, ecco. L'altra situazione che mi ha dato molto fastidio è stato prendere l'espulsione e il gol sul 4-0. Dobbiamo essere arrabbiati sotto questo punto di vista. Se lo saremo con i miei calciatori significa che siamo sulla buona strada. Per il resto, grandi complimenti a questi ragazzi. Non era facile partire in questa maniera, però grandi complimenti a loro, perché so quello che fanno durante la settimana e il fatto che poi lo tramutano sul campo mi riempie di soddisfazione. Mi spiace aver perso una partita che forse non meritavamo di essere in vantaggio, però poi dopo non siamo riusciti a mantenerlo due volte, poi però nel finale della gara sul 2-2 l'abbiamo perso nel momento migliore nostro, dovevamo la gara in mano e che sembrava potessimo vincere, invece l'abbiamo perso, questo è grosso rammarico. Zanate era molto brillante, molto pimpante in questi allenamenti e purtroppo invece questa sera, non so, complice il caldo, un po' di fatica, si è trovato un po' imballato e si vedeva chiaramente che era in una difficoltà fisica e quindi non aveva. Dopo mezz'ora è entrato Snyder e abbiamo avuto una buona vivacità in attacco, perché anche con me, insieme a Milito e Forlan, sicuramente abbiamo un potenziale d'attacco importante che dovremo cercare di supportare meglio. Peccato aver preso soprattutto i primi gol, penso c'entra la difesa 3-4, eravamo sicuramente schierati, uno addirittura su rinvio e un altro, il terzo mi pare su punizione, quindi è che in questo momento facciamo un po' più di fatica magari a forse è una questione anche un po' fisica, un po' di condizione e questo anche quando siamo schierati in più uomini magari ci è costato il gol. Probabilmente dobbiamo migliorare sicuramente la nostra condizione, la nostra e poi abbiamo bisogno insomma di rodare, di trovare gli equilibri giusti per poter supportare quelle cose che invece abbiamo molto positive.
fatto. Comunque questo chiaramente poteva essere anche rigore, espulsione, cambia indubbiamente la partita. Questo magari avrebbe dato un risvolto diverso, fermo restando che insomma poi quelli che sono le nostre situazioni che vanno migliorate rimangono lo stesso, però è indubbio che questo era un episodio che determinava un'altra partita.